Eccoci qua ragazzi. Allora, praticamente oggi, come avete visto nel video precedente, abbiamo pescato tutti e tre i giocatori della Roma e stavo aggiustando un attimo la squadra. Allora, vi dico subito. Questa settimana i giocatori saranno tutti in C. Ecco perché, siccome l'unico che mi mancava come icon era un terzino destro, cercavo, diciamo, più di tutti Cafu, che mi è arrivato proprio questa settimana, guarda caso, e con questo ho completato la squadra. Quindi ora porterò tutti i giocatori Icon, perché sono tutti in C, come potete vedere. Tutti i giocatori in C, tutti, 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 tutti. Tranne le Icon e le leggende, tutti in C, ok? Ora, io non so se far giocare subito questo Batistuta, che ancora non è livellato, Cafu sì. Cafu è già tutto livellato, Totti è tutto livellato e Batistuta ancora gli manca qualcosa. Allora, innanzitutto diamogli questo. Porco due, che schifo. Che schifo, gli hai dato 400 punti in te vergogni, vai. E sta ancora a 95. Cafu. Vediamo un po' Cafu che possiamo fare con Cafu. Cafu gli mancano 194 punti e sta pippa di palla bianca gli basta e gli avanza. Quindi Cafu è a posto, ok? Ora ritorniamo su. Andiamo da Totti. Totti, eccolo qui. Gli mancano 2 punti. Ora io gli do questi. Anche se vi dico la verità, regà, Totti lo lascio così perché comunque non mi cresce più. Quindi questi due li andrò a dare. Li andrò a dare. Anche se c'entrano un cazzo. A Batistuta. Giocatore chiave addirittura, cioè 700, no vabbè, 720 punti gli hai dato pure questo, ma vaffanculo, ho fatto proprio male, sono stati buttati proprio. Ok, ora un'altra cosa che volevo fare è scambiare questo giocatore, che ho visto dei doppioni, un palla oro, a me mi serve come cazzo si chiama? Godin, Godin. Oh, pure questo posso scambiare. Buono. Buono. Ansu Fati. Mi serve Ansu Fati. Voglio finire di livellarlo a lui. Cazzo ho fatto. Ansu Fati, ecco qua. Ok, prendiamolo. Scambia, sì. Che bello. Che ti fanno vedere la grafica, il video del nuovo acquisto. No? Che prende e mette la maglia del Barcellona. Tutto contento. E poi che fai? Lo converti. Bello. Allora, adesso andiamo su. Allenamento. Andiamo a cercare Ansu Fati, che appena festeggiato il fatto di aver firmato per il Barcellona, e lo andiamo a convertire. Dove cazzo stai? Dove cazzo stai? A 82 arrivi, ma così basso. Così basso è la partenza di Ansu Fati. Ok. Convertito. E lo andiamo a buttare su questo Ansu Fati. E speriamo che mi arrivi a 98. Dai, cazzo, dai. Porco due, oh. Cioè, per livello ho buttato 3 giocatori. Così funziona. Purtroppo Konami è questa. Quindi, che facciamo? Ci riproviamo. Perché intanto più di un Ansu Fati
non lo puoi prendere tutti insieme gli anzufati, te ne dà uno alla volta perché se già lo possiedi non te ne fa prendere un altro. Quindi, per esempio, se io volessi livellare il mio Allan, ora come ora non lo potrei prendere. Questo lo tengo, sti cazzi. Non lo potrei prendere perché già possiedo la versione base palla nera. E siccome esiste solo la versione ba base palla nera, un altro non te lo fa prendere. Invece, quando si tratta di if, tu prendi le basi e te le fa prendere. Però sempre solo una volta, una alla volta. Allora, questo no. Stones, ok. Mazza quanti difensori mi sono capitati. Vai. Vai, bravo, sei stato assunto. Ok, facciamo la stessa cosa. Facciamo la stessa cosa, andiamo da ESA. Partiva 82, ecco qua. Cazzo faccio? Converti. Tipo questo, io un altro non lo posso prendere perché già lo possiedo. Con tutte le palle nere che ho, lo sai quanti ne piavo, lo livellavo subito. Invece niente. Oh, io spero che, lo so che è difficile, ma che un giorno esca questo benedetto if. O sai che diventa Alan if. Porco 2. Vabbè, continuiamo a fare quello che stavamo a fare. Konami, non mi fa rodere il culo, eh. Vai, Cristo, vai. Porco Dio, porco 2, porco 2. No, vabbè. Ci riproviamo. Praticamente se gli davo tutti e tre mi dava più punti, se gli davo tutti e tre quelli che ho scambiato. Però purtroppo il rischio è sempre questo, regà. Però sono giocatori che solo così li puoi livellare, perché se no non c'è sta modo, sono troppi punti esperienza c'hanno. Ecco, diamogli questo. Mazza quanti di tutti i difensori doppioni. Tutti i difensori, bah, nome giocatore. Vai, vai, firma, vai, confermo. Vai, sei contento. Vai, bravo. Eccolo qua, aggiunto i membri club. Lo so, è una palla, regà. È una palla, però è l'unico modo per sbrigarsi a livellare questi giocatori. Peccato che con Messi non si possa fare così, se no l'avrei già livellato. Allora. Amico mio Ansu Fati, hai già rotto le palle. Eccoli, no, cosa che sono, ecco. Vai. 21.000. Cioè 21.000 per Ansu Fati è pochissimo, regà. Ti è un livello, capisci? Quanti livelli? 7 livelli mi mancano. E ci riprovo. E ci riprovo. Però così non si va da nessuna parte. Ci riprovo. Intanto qualche altro oro ce l'ho. Mamma mia, quanti giocatori che c'ho, regà. Vai.
Cioè, almeno lo voglio vedere a 88, a 98, non ce la faccio più a vederla a 97. Almeno a 98 arriva, me cazzo. Stesso giochetto. Eccolo qui. Converti. Fine. Sapete che vi dico, regà? Io non ho bloccato lui. Blocca. Sempre con molta attenzione perché se no te lo bruci. Va bene. Adesso possiamo riandare da questo Ansu Fati per l'ennesima volta e sperare che Konami ci dia bei punticini. 21.000 un'altra volta, 98. Va bene, regà, va bene, va bene. Cazzo, vedevo di 98. Ultima volta. Ultima volta. Ci riproviamo. Dammi un 80.000, 100.000, porco due. Cazzo sto a fa, non lo so. Vabbè. Fatto. Sarebbe stato bello se direttamente da quella schermata lo potevo subito convertire, però non si può fare. Non so se c'è sta un metodo più veloce, perché ogni volta ritorna qui, anda a cercare Ansu Fati, lo converti, poi esci da sta schermata e ti riporta l'EP. Quindi tu devi riscendere, mo perché stiamo alla ESA, ma se stavi tipo a un C, a un mediano, lo vedi? Invita al culo, poi lo salti se vai troppo veloce, quindi... È invertito al culo, eccolo qui, ma ha cambiato posizione perché è salito di un punticino e dai, 51.000, meno male, questo va bene, questo mi piace, ma intanto qua quanti livelli mi farà crescere? 2, dai, dammi il terzo, porco 2, allora, 3, 3, me ne mancano 3, raga, ora controllo dal cellulare subito. Lui a quanto arriva a 99? Perché non è detto che arrivi all'ultimo livello a 99. Molti ci arrivano prima. Quindi lui arriva a 58. E no, lui all'ultimo. Potete per forza far soffrire sta merda. Va bene, va bene, va bene. È cresciuto un po'. È cresciuto. Ok. Tanto. Abbiamo il tempo per livellarlo anche perché noi non lo useremo più. Quindi, raga, io mi andrei a fare una bella partita. Allora, innanzitutto questo lo levo, lo tolgo e ci metto questo qui. Ok, rinnovo del contratto perché non è stanco. Paga con GP, sti cazzi. Ok, questo mi arriva a 96, l'altro a 97, però sti cazzi, non ci cambia nulla. Allora, un'altra cosa, prima di fare la partita, che devo fare con i giocatori nuovi, lo vedete, spirito di squadra è sceso. È sceso lo spirito di squadra e quindi andiamo. Allenamento tattico, importante, raga. Perché se no la squadra antegira, a me mi è successo l'anno scorso quando non ero esperto. Che andavo subito a giocare con i nuovi giocatori e mi lamentavo dicendo che questi giocatori ne erano buoni, non sapevano giocare, non si muovevano bene, eccetera. Era perché comunque, essendo giocatori nuovi, hanno tempo, hanno bisogno del tempo, come anche nella realtà, di adattarsi.
alla tattica del nuovo allenatore, ai nuovi compagni, eccetera. E andando con un allenamento tattico, praticamente tu gli vai a fare un allenamento virtuale. E come vedi, lo spirito di squadra è tornato a 99. Ok? Ora ci facciamo una bella partita con tutte Icon, sperando che ci vada bene, perché comunque ci stanno player molto forti che, anche se giocano con giocatori con condizione C, eccetera, ti rompono letteralmente il culo. Quindi, però, io i giocatori bonus li devo portare per forza. Cazzo, per forza li devo portare. Ora, dove stanno i giocatori bonus? Uno è Lukaku, questo me lo porto anche se sta in condizione C. Lo porto a posto di Kluivert. Poi, il secondo. Anche perché Lukaku, c'ho la riserva di lusso con Lukaku. Quindi il secondo. Ma perché proviamo sto portiere che ancora non l'ho provato, anche se in condizione C? Sta, rischiamo. E se siamo levati un bonus di mezzo, ci manca il terzo. Questo, ci portiamo questo. Tanto per, a posto di lui. Va bene, dai. Iniziamo sta partita. Guardate, Donnarumma. Tutto su, perfetto, cazzo. Questo ho lasciato, vabbè, arriverà morto, ci metterò Campbell, o Beckenbauer lo sposto qua e ci metto Campbell a centrale, va bene così. Allora, tiki-taka, difensivo, Subirà, contropiede su di lui, contropiede. Ci mettiamo lui, anche se dove cazzo stai? Ok, va bene, vediamo un po'. Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece, questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Vai, Seguiteci Ronaldinho. per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa Mamma mia. Qui prende Cazzo. chiaramente l'avversario, dunque punizione.
allarga il gioco. Da lì può segnare. No, no, porco due. Mi sono distratto. Non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla. E Badi, se non mi fai un gol te levo subito, L'errore del portiere pesa sempre più degli altri. Mi sei costato un bel po'. Quindi, vedi da segnare. Il Barcellona comincia malissimo la gara. Decidono di giocarla all'indietro. Totti. Ottimo pallone. Fuori gioco. E no, niente, è finito fuori gioco. Fuori gioco. Batistuta. La mette in avanti. Scatta Bati, scatta. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Batistuta. Occhio alla conclusione. Vai Bati gol. Vai. E guardate che ha segnato. Uno che nelle prime pagine dei giornali è di casa. Ha vinto la sfida depositando il pallone in rete senza nessuna difficoltà. Il portiere ha fatto il possibile, ma lui non si è fatto beffare. Ha depositato il pallone in porta con un bel gesto tecnico. Perfetta parità dunque. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando no. Il gol. Può andare solo il Batistuta. E adesso possono tornare a controllare il match. Bati gol. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Beh, se si difende così non si può che subire gol. No. E passano in vantaggio. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Pericolo. Che confusione quando è così. Alza la palla in profondità verso un compagno. Palla che torna nella zona del portiere. Roberto Carlos. Adesso Fabio c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti al centro o per cercare di mettere palloni pericolosi in mezzo. Momento un po' concitato della partita, le squadre non riescono a mantenere il possesso della palla, un po' di disordine. Prova a giocarla in profondità. Prova la verticalizzazione. C'è spazio, occhio! Riesce a sfondare. Attenzione, colpisce! Mamma mia! Grandissimo! Però raga, me li sento strani sti comandi, mi sento che non fanno quello che voglio io. È un po' strano, è strano il gioco. Non sento il controllo. Non sento che corrono come vorrei io, cioè sembrano più lenti i giocatori, insieme. Che culo. E vabbè, ci sta. L'estremo difensore. Però non vanno, i comandi non vanno. Si è fatto trovare pronto e ha segnato. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. Poi troppi rimpalli, troppi... Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Vieira. Niente. Allarga il gioco a destra. Cross verso il centro dell'area. Decide di sfruttare la fascia. Può cercare taglio in mezzo. Ecco che parte il cross. È strano, strano questo gioco. E va a colpire di testa. Niente da fare. Ha perso una buona occasione. Qui è riuscito a tirare nonostante l'opposizione degli avversari. Comunque va di sfuda, raga, a corto. Totti. Ronaldinho. Opportunità di ripartire. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ronaldinho. Ronaldinho. Il suo pallone è morbido. No, c'è. Dai, la regà. Sfera entra in porta.
Ci avete visto Che che cazzo ha partita, amici, che fatto? partita! Un'emozione dopo l'altra. No, Gol di grande vabbè. Questo opportunismo, dire che sfruttando il non. flipper che si era creato. Grande fiuto del gol in questa azione, Stava a vincere ma che 3-1 errore la quando avevo difesa. detto. Guarda, raga, non. Non va oggi. E hanno completamente riaperto la gara. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Un Cazzo grande fatto. momento di calcio. Meno male che avevo Un già gol tirato. magnifico. La Voleva solo pittura. spingerla in rete, No, non però raga, facile. non va, La non difesa va, il non può gioco non va. permettersi di lasciare tanta È libertà a un giocatore strano. come lui. Andava marcato È stretto. strano, mi sento i giocatori come se fossero E sono tre. pesanti. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. Vai. Questo è un Cioè, giocatore io che. immarcabile. Non riesco. Ci prova. È un No, grande davvero. riflesso qui. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Cazzo, devo che mi sono mangiato. Cambia gioco. E fischia. Buono l'appoggio. Cambio di lato. Niente, Sogni un minimo. fischia. Raccoglie un passaggio dalle retrovie. Grande prova di forza. Ecco Non fischia. Ronaldinho. Cristiano Ronaldo. Può andare alla conclusione. Oh, puoi fischiare, è cinquantesimo Cristo. Rapido fischia alla fine del primo tempo. Tutto prendere un peccato. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. L'euforia sembra riempire l'aria, Fabio. I tifosi avrebbero voluto che il primo tempo non finisse mai. Non so se la gara continuerà su questi Anzi, binari ve nella dirò seconda pure, questa mi parte. sa che è la C'è anche quinta un di vantaggio da fila. Me difendere. l'ero C'è pure un lobby ad unire scordato. le due squadre in una partita bellissima. Vedremo cosa ci regalerà la ripresa. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Batistuta. Prova a Tira a tirare. bomba che fai tira, bravo. Sbagliata. Ora doppio vantaggio per loro. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Quarto gol, ha fatto poker. E si riparte con due gol di vantaggio. Il mister non può che essere soddisfatto di come si sono messe le cose. Ai suoi ragazzi Non sembra andare tutto corre, per il verso cioè, giusto. Rummenigge che non corre, regà. Perché? Vieira. Mo' spiegate? C'era un Vuole sfruttare vantaggio lo contro scambio. Rummenigge. Palla tra le linee. Tira, Attenzione, tu colpisce il basta che tiri, pallone. badi. E c'è C'ha una stecca, c'ha. il gol. Tre gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Siamo testimoni di una prova di grande cinismo, un'ingenuità sfruttata al meglio. Perdere palla a centrocampo è molto rischioso. Se sbagli un passaggio così, l'errore ti può costare molto caro. Prestazione fantastica, 5 gol, pokerissimo, non ci sono neanche parole per descrivere la sua partita. 3 gol di vantaggio e risultato in tasca. I rapporti di forza sono chiari al No. momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Palla Vieira. Credo che l'allenatore abbia chiesto ai suoi attaccanti di restare alti e non partecipare troppo alla fase difensiva. Fuori È gioco, abbastanza evidente dalle un disposizioni di pelo gioco. ma era fuori Puntano tutto sul gioco. contropiede, quindi, no? Esatto, è proprio così. Il loro obiettivo è riconquistare la palla e farla arrivare subito agli attaccanti. Chiamo un bel Cruyff. Poi mi gioca sto Gagliardini, c'è sta. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro il quarto uomo. Palla riconquistata immediatamente. Palla filtrata per Battistuta. Tocco morbido. Opta per il lancio in profondità. Verdi. Vieira. L'avevo scambiato Interessante azione sulla fascia per destra. Cruyff, invece era Batistuta. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Batistuta deve solo tirare. Ronaldinho la gioca a sinistra. L'arbitro interrompe l'azione. Credo sia fuori gioco.
Cruyff. Cruyff. Ma tu prova. Parata di Scesni. Mamma mia, ma di pure una bestia, raga. Il portiere dice di no. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Va di testa. Mamma mia. Una buona iniziativa, ma non è bastata. Vieira. Ci mette no, ma spinto Cristo. Bravo Vieira, fatti rispettare. Fatti rispettare Vieira. Vieira, fatti rispettare. La Juventus. Bravo. Prende subito il possesso della sfera. Trova il compagno, qui deve tirare. Ti ha bucato le mani. Sembrano davvero non volersi fermare. Cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. Mettiamo Fernando Torres. La difesa poteva marcarlo molto meglio. Mettiamoci, va pure che sta in condizione normale. Ma è sempre una riserva di lusso. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Lascia il campo, oggi si è fatto valere ed è entrato nel tabellino dei marcatori. E loro è un dominio assoluto. Cafu, Batistuta. Mostrano un buon controllo del gioco. Si libera la grande. Bella palla, di pronto al tiro. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Son Heung-min. Ronaldinho. Calcio di punizione per la Juventus. Scodella in avanti. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Poteva essere un'azione importante. Difesa però ben posizionata. Vieira, palla filtrata per Batistuta. Niente, purtroppo Batistuta deve solo tirare, deve segnare e basta. Io voglio far fare palla altro per uno, perché non sono capace manco io, quindi non è che palla filtrata per Lukaku. E Lukaku, no. Son Heung-min. Roberto Carlos, di forza. Gagliardini prova a lanciare il compagno. Solo no, c'è l'opportunità per il contropiede. Gioca una palla lunga. Cerca lo spunto, cerca il tiro. Lunga. Dai, facciamo quest'ultimo gol. Niente, è troppa arroganza. Scatta verso il pallone. Il quarto ufficiale di gara mostra che saranno 3 i minuti aggiuntivi prima del fischio finale. Prova a verticalizzare. Occhio a ballare. E a tu per tu con Batistuta. Mamma mia. È una bestia, regà. Non si fermano più. Gli avversari hanno il volto della disperazione. Beh, devo dire che non mi aspettavo una simile battuta. Allora. 1, 2, 3, 4, 5. Hanno dimostrato veramente grande capacità oggi. 6. Rimanendo concentrati nel momento più difficile. E portandosi 6 a casa gol ha fatto Batistuta, le torbio, ragazzi. L'analisi a te invece che partita è sembrata, Luca. Questa squadra ha dei giocatori di grande qualità. Allora, Rummenigge. Allora, Batistuta, Batistuta, 2. La nostra telecronaca termina qui. Al commento tecnico c'era Luca 2. Marchegiani, che ringrazio. 3. Sono io che ringrazio te, Fabio. 4. 5. 6. 6 gol. 6 gol di Batistuta, raga.